Sono Desiree e ho 26 anni. Soffro di fibromialgia e ho dolore cronico da circa 10 anni, ma mi è stata diagnosticata 2 anni fa. Ho vissuto fin da piccola con un dolore cronico, già all'inizio delle medie. Quindi, essendo ragazzina, non uscivo più con le amiche, non andavo più a divertirmi perché il dolore era forte. Crescendo, però, la quotidianità diventa più importante, quindi un lavoro, una famiglia. Io ero un'animatrice. E quindi non riesco più a lavorare, a fare questo mestiere. Sicuramente la malattia è aumentata dopo una brutta infezione al sangue, sono stata ricoverata 2 mesi e successivamente dopo il parto è aumentata ancora di più. Mio figlio ha 3 anni e non riesco più a prenderlo in braccio. Le persone fanno sempre fatica a credermi tuttora, sia amiche, famiglia che medici. Siccome la fibromialgia porta anche insonnia, di notte facevo delle lunghe ricerche per riuscire a trovare una soluzione e ho trovato la terapia del dolore di Niguarda. Ho fatto tante terapie farmacologiche, ma senza risultati. Purtroppo ancora non ho trovato una terapia e un equilibrio. Da pochi giorni ho iniziato la cannabis terapeutica. La testimonianza appena vista di Desiree è la testimonianza di un caso di dolore malattia, di un dolore complesso, in cui ad alcuni aspetti, diciamo, fibromuscolari si accompagnano delle problematiche biomeccaniche. Viene definita come fibromialgia, ma spesso nella fibromialgia si inglobano per errore una serie di sintomatologie che si sommano. La fibromialgia è una serie di sintomi che raggruppano una serie di pazienti che le accomunano i sintomi, ma non sappiamo esattamente qual è il meccanismo. Nel caso specifico, inizialmente era un problema di scarico biomeccanico sulla colonna della giovane paziente. A questo poi si sono sommati una serie di atteggiamenti posturali e di comportamento del malato. Questo è un aspetto importante perché in terapia del dolore è importante non tanto quello che uno dà a livello di sintomatologia per controllare il dolore, che è un aspetto che non si nega a nessuno, anzi è un obbligo di tutti cercare di controllare il sintomo, ma una volta controllato il sintomo, l'aspetto più importante in queste sindrome complesse, che durano da tanti anni, che impattano sui soggetti, sulla psiche, sull'emotività, sulla percezione, è capire qual è il meccanismo principale. E solo in quel caso si può cercare di aiutare a una migliore vita possibile, ma anche a guarire dal meccanismo di sindrome dolorosa. Quindi in questo caso gli sforzi maggiori che si sono stati fatti erano di cercare di identificare la causa. Il concetto è molto semplice nella sua complessità. Di fronte a un caso complesso, cercare di smontare la complessità in piccoli pezzi e cominciare a ridurre delle variabili. Questo diventa importante perché dà fiducia anche a mio lato. Perché queste sindrome complesse, come il caso di Desiree, la capacità reattiva del malato, la risorsa del malato nel collaborare, nel cercare di stare meglio, no? A una situazione che da 10 anni sembra devastante, senza risoluzione, è importante, vale quanto un farmaco. Quindi empowerment del malato, tecnologia, aspettative realistiche, tutto questo per migliorare la qualità di vita e ridurre ovviamente gli effetti collaterali dei farmaci.